Parliamo adesso anche intanto di mercato valutario. Dodoro, siamo sul filo di 1,13, ovviamente è giornata assolutamente attendista quella di oggi, non per i dati macro ma per l'esito di un Eurogruppo che vedrà appunto qualche novità, si spera perlomeno, sulla situazione in Grecia, cosa che ovviamente è cruciale anche per quanto riguarda l'intera eurozona e la tenuta della stessa valuta unica europea. Alessandro Balsotti, JCI Capital, Portfolio Manager di JCI Capital, buongiorno Alessandro. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti. Come Alessandro, allora la situazione? Si sta alla finestra naturalmente aspettando novità da Eurogruppo, da Minsk in questo caso, perché ovviamente la tensione in Ucraina sta creando molti timori anche sui mercati, e abbiamo ovviamente ancora il tema del rallentamento globale, visto che si sta guardando con attenzione anche al quadro Cina. Insomma, un quadro non brillante, ma l'euro tiene. Ma c'è molta tranquillità oggi sull'euro, perché ovviamente nessuno vuole sbilanciarsi prima di avere qualche feedback su cosa si potrebbe mettere in pista tra Grecia e Unione Europea. La situazione parte da posizioni estremamente distanti, come forse non ci saremmo aspettati. Ci saremmo aspettati che ci fosse un ammorbidimento da parte di entrambi per iniziare dei negoziati con un piglio un po' più sereno, invece questo non è successo. Quindi ovviamente oggi non sarà un incontro in cui ci sarà una qualche risposta definitiva. Nella migliore delle ipotesi troveranno una qualche forma, almeno diciamo così, lessicale, che sia presentabile da una parte alla Germania, che in qualche modo si continui nel programma precedente, per quanto si possono cambiare magari nomi, ma sostanzialmente questo è il paletto messo dai tedeschi, mentre per la Grecia si tratterà di far vedere che la nuova negoziazione partirà su basi sufficientemente diverse da rendere, diciamo così, coerente il loro mandato elettorale, che loro continuano a portare avanti con molta forza. Quindi oggi sicuramente non avremo notizie molto presto, perché il meeting penso che inizi verso le 4 ora nostra, è prevista credo una conferenza stampa alle 10, ma magari non ci sarà neanche per quell'orario, il meeting si prolungherà, quindi da lì è difficile giungano delle notizie, diciamo così, che cambieranno la situazione di incertezza, però magari qualche ipotesi in più su quello che succederà ce la daranno. Magari è più possibile che vengano dei notizie positive da Minsk, visto che proprio l'atteggiamento un po' più morbido da parte dell'Europa ultimamente, che ha fatto anche un po' irritare gli Stati Uniti nei confronti di Putin, potrebbe essere la chiave per almeno far comparire superficialmente la parola cessate il fuoco, pace o qualche forma di comunicazione che possa magari far sorridere i mercati. Come mai tutto questo? Come mai comunque tanta tensione senza riuscire a trovare, se non un accordo da subito, però perlomeno un punto di incontro? Diciamo che è un pochino insolita questa situazione, sia per quanto riguarda l'Ucraina sia per quanto riguarda la Grecia. Ovvio che poi il tema ucraino va avanti da quant'è? Oltre un anno in realtà, e che il tema Grecia effettivamente si sapeva che avrebbe potuto comunque spaventare molto, però forse ci aspettava un pochino più di flessibilità su tutti i fronti citati. Alessandro, in tutto questo però, come accennato, l'euro, guardando anche al QE della Banca Centrale Europea, sembra voglia tenere per il momento. Sì, l'euro non ci sta dando delle indicazioni particolari in realtà, dopo il movimento particolarmente significativo avvenuto il giorno dell'intervento di Draghi, quindi ormai sono passate 3 settimane, forse anche di più. Noi abbiamo avuto in realtà un range molto volatile, ma forse anche un range tra 1,11 e 1,15,5, e siamo più o meno in mezzo a questo range, e al momento il mercato è appunto in una fase attendista che potrebbe continuare ancora parecchio, perché ripeto, la volatilità sarà alta, ma non credo che vedremo degli sviluppi nel bene o nel male ad alta probabilità nel brevissimo termine per la situazione greca. Ecco, allora grazie per essere stato con noi Alessandro Balsotti, JCI Capital, Portfolio Manager di JCI Capital, buona giornata, grazie davvero per questo commento.